Ok, ora mi sentite? Ora mi sentite? Ora mi sentite? Buon pomeriggio, dovrebbe essere tutto a posto, funzionante. Mi date un segno se mi sentite via chat? Non sento e non vedo. Ma non vedi? Ok, ma senti, dovrei sentire, dovresti sentirmi. Ecco, tutto ok, ti sento, perfetto. Allora, da vedere, dovreste vedere questo ora. L'inizio. Ok. Vediamo se c'è qualche problema con qualcuno, aspettiamo ancora un attimo. Non dovete accedere al video, non preoccupatevi. No, non è una lezione come con gli esercizi. Lo scrivo ancora. Alla telecamera, non vi serve la vostra telecamera, eh? Non vi devo vedere. Sto rispondendo via email a chi mi chiede come mai non mi vede. Ma non c'è niente da vedere, ripeto, cioè voi, io non vi devo vedere. Mario riprova. Che sta succedendo? Chi è che ha riabilitato? Ah no, siete tutti in mute. Ok, un'altra persona sta arrivando. Ok, siamo già in. Ok, tutto ok, mi sentite? Perfetto. Allora, la chat ce l'ho qua, così posso vedere quando mi scrivete. Mario, mi ha scritto Mario. Un attimo che rispondo a Mario. Vediamo se ha il link corretto. Sì, il link è corretto. Ciao Mario. Riprova, non serve la tua telecamera. Scusate, le prime volte è così, eh? Lo sapete, chi ha già partecipato lo sa. Oh, ecco Daniele. Ciao Daniele. Ciao. Il microfono, ecco, ciao. Ecco, ok. No, dicevo che non è importante che io vi veda questa volta, ok? E nemmeno che io vi senta, in realtà sarà una specie di monologo per un po'. Poi partiremo con le domande e risposte e se volete farvi vedere potete abilitare la telecamera durante le domande e risposte, altrimenti va bene anche in chat, magari qualcuno non è vestito per l'occasione. Ecco Daniele. Ciao Daniele. Sì, sei mute, Daniele, tranquillo. Allora, io andrei a cominciare perché non vorrei tenervi attaccati qua per delle ore, ma al massimo un'ora, ok? Allora, per chi, vediamo se quelli che sono presenti li conosco tutti, in realtà mi sa di sì, Daniele, Andrea, due Daniele, come mai due Daniele? Daniele, ah, perché siete voi due, proprio Daniele Vuoi, che è Daniele Ferrari. Andrea Luigi, dovrebbero arrivare più di 20 persone e non le vedo. Portiamo pazienza ancora qualche minuto, perché per chi non ha mai usato la piattaforma magari va in stress.
non capisce come ragiona la macchina, ma in realtà non dovrebbe fare nulla. Attendiamo un attimo. Allora. No. In ogni caso, questo webinar io lo sto registrando, per cui per chi non riuscisse o chi se l'è perso, chi arriva più tardi, in ogni caso io rimanderò la registrazione. Ciao Daniele! Ciao Andrea, ciao. Ciao Mero! Allora, ecco che è arrivato qualcuno, Francesca. Ruggero, ti sentiamo ma non ti vediamo noi. Sì, no, non mi dovete vedere, dovreste vedere una schermata Sì. bianca con il Sì, logo. Ok, sta arrivando qualcun altro. Ecco Mario, nuovo Mario. Ciao Mario. Bene, la lista si sta allungando. Ok. Abbiate pietà per la tosse che... Purtroppo è stata una settimana sbagliata. Mi sono fatto prendere all'entusiasmo che ero guarito, invece non lo ero. Allora, io direi di cominciare. E chi arriva a strada facendo, arriva a strada facendo. Allora, mi metto in mute, eh? Tranquilli. Allora, cominciamo con questo webinar dedicato appunto ai workout che parecchi di voi già conoscono, ma io vi ho invitati a questo webinar perché c'è una novità. Allora, intanto partendo dall'inizio, spiego anche per chi magari non ha ancora ben chiaro il concetto di webinar, di workout. Per chi, lo dico anche per chi lo vedrà dopo, e anche se voi lo conoscete già il workout, non preoccupatevi, lo dico per chi vedrà la registrazione di questo webinar. Allora, i workout sono delle routine, delle semplici routine di allenamento che si usano per tenere tecnicamente le mani sempre. Le mani e i piedi, i fondamentali soprattutto delle mani e dei piedi, sempre allenati. Per chi, per esempio, suona tanto, saprà che quando suoni alleni solo le parti del corpo che usi per suonare quel determinato repertorio che stai suonando. Cioè, per dire, i batteristi degli anni 70 che non erano scolarizzati, che non avevano preso lezioni perché non c'erano le scuole, non c'era niente. Si costruivano la loro tecnica suonando, facevano milioni di prove, facevano milioni di concerti e sviluppavano la loro tecnica esattamente sul pezzo. Cioè, loro sviluppavano le capacità che gli servivano per suonare i pezzi e basta. Non uscivano fuori da quel seminato lì. Poi sono arrivati i turnisti, quando è nata la scuola come la Berkeley. O il Musician Institute, soprattutto negli Stati Uniti, dove si è cominciato a studiare la tecnica della batteria. Per cui i musicisti, soprattutto i batteristi e i turnisti in generale, cercavano di imparare tecniche per poter suonare di tutto e di più in modo da poter avere sempre l'efficienza tecnica per poter suonare qualsiasi cosa. Mentre i batteristi delle band suonavano solo quello che serviva loro, ok? Per cui sono nati anche in questo modo su anche l'idea di una sorta di esercitazione da palestra, i workout, cioè tenersi sempre in allenamento, vuol dire sempre in esercizio, vuol dire un po', anche sviluppare le parti del corpo che non erano sempre
in moto nel modo giusto mentre si suona un particolare stile musicale. Per cui il workout è appunto una routine di esercizi che ci serve per mantenerci in forma, uno, e per sviluppare anche le parti della nostra tecnica che in realtà piano piano non vengono usate abbastanza tanto quanto sarebbe necessario. Per cui se tu pensi che il lato, la tua performance, la qualità, il livello della tua performance tecnica è sempre comunque relegata all'anello debole della tua catena tecnica, cioè per dire, per noi batteristi sono gli arti deboli, per i destri sono mano sinistra e piede sinistro, per i sinistri sarà il contrario, per i mancini. Insomma, c'è sempre un lato debole del nostro corpo che se noi non sviluppiamo, il livello della performance generale di quello che noi suoniamo sarà sempre quello della parte debole. Per cui è inutile che noi abbiamo un lato forte, velocissimo, potentissimo, quando il lato debole è lento, perché in quel modo lì noi suoneremo sempre lento e, tra l'altro, in maniera sproporzionata. Per cui, i migliori batteristi del mondo tengono sempre a tenere i fondamentali freschi, allenati, perché altrimenti, ripeto, ci sarà il momento in cui andrete in difficoltà, ok? Proprio perché il lato debole sarà quello che vi fregherà sempre. Per cui il vero segreto è tenere costantemente allenati i fondamentali attraverso appunto questa disciplina dei workout. Allora, io ho cominciato a capire l'esistenza e l'utilità dei workout non proprio presto. Mi spiego. Quando io ho cominciato a studiare, ero arrivato a un tale accumulo di esercizi che praticamente non avevo più il tempo per studiare tutto, non riuscivo. E quindi la sensazione che avevo era quella di sopraffazione. Dicevo, Madonna, io studio tutto il giorno eppure non riesco ad arrivare in fondo e a fare tutto quello che devo fare. Questo succedeva perché io studiavo tutti gli esercizi tutti i giorni. Cioè non condensavo mai, non riuscivo a trovare un sistema per, praticamente non riuscivo ad autoconvincermi ad eliminare una serie di esercizi che in realtà non erano fondamentali, ma facevano solo mucchio, cioè mi facevano perdere un sacco di tempo, mi facevano arrivare già il pomeriggio che ero stanco morto, per cui quando era il momento magari di affrontare dei brani, delle trascrizioni, ero talmente cotto sia dal punto di vista fisico che psichico, che quella parte di studio, che era la seconda parte della giornata, diventava inutile. Praticamente studiavo, mi rimaneva attaccato addosso forse un decimo di quello che avrebbe dovuto, perché ero stanco, erano stanchi i miei arti, era stanca la mia mente. E allora ho fatto una cosa molto semplice, ho chiesto aiuto, cioè ho chiesto a qualcuno più avanti di me, ovviamente, se c'era un sistema per poter condensare la pratica, cioè per ridurre le ore e quindi anche la sensazione di sopraffazione, quella che in inglese si chiama overwhelming, cioè il cervello è in allarme rosso, non ce la faccio più. Qualsiasi nuova istruzione, informazione tu mi butti dentro, io non la capisco, non mi rimane addosso, non la elaboro, per cui è persa, viene persa, non mi rimane addosso. Allora qualcuno mi ha spiegato appunto, guarda, fa, è semplice. Costruisciti dei workout. Immagina di andare in palestra e di avere quella famosa scheda che ti dà il tuo trainer, dove c'è riassunta una serie di esercizi che tu praticamente senza un eccessivo uso di cervello fai meccanicamente. È allenamento puro, non è studio inteso come analisi di un brano o parte creativa o chissà cos'altro. È semplicemente routine meccanica che ti aiuta a tenere in forma i tendini, i muscoli e tutte quelle tecniche che sono fondamentali che non puoi non fare tutti i giorni.
E allora che cosa ho fatto? Ho cominciato a svilupparmeli da solo, perché all'epoca non è che c'erano dei libri sul workout, credo che non ci siano nemmeno adesso. Non c'è un libro, eccoti il workout per le mani, eccoti il workout per i piedi, fai questo per N settimane e vedrai che diventerai peggio di, o meglio di Thomas Lang, per citare qualche mostro di tecnica, scusate ancora. Allora, diciamo che per mettere a punto i miei workout io ci ho messo un bel po', perché ovviamente uno comincia a fare degli esperimenti, prende degli esercizi, dice ok, li metto a routine. La mattina comincio con questo, poi faccio questo, quest'altro, quest'altro. Poi dopo 3 mesi ti rendi conto che è ancora tutto troppo lungo, cerchi di accorciare, cerchi di abbreviare, ma sempre in base non al fatto che dovevo stare per quanto mi riguarda su una determinata quantità di tempo, era proprio la stanchezza, era un fattore di cottura, diciamo, di livello di cottura, che un eccesso di pratica mi portava. E allora, a forza di rielaborarli per me, e poi a un certo punto, avendo iniziato anche a insegnare molto giovane, perché era il 94, per cui avevo anni e anni, ho cominciato a distribuire questi workout ai ragazzi che a scuola dimostravano di aver bisogno, cioè quei ragazzi che dicevano: cavolo, io arrivo a fare il 2-2 a questa velocità e non vado più avanti. Ho un rullo singolo che sembra un trattore diesel che con un cilindro in meno. Sulla coordinazione arrivo a fare 3 cose in croce e da lì non mi muovo. Per cui capivo che il loro problema era esattamente lo stesso che avevo affrontato io. Troppa roba, troppo poco tempo. C'era bisogno di un riassunto, di un, chiamiamolo per chi ha più o meno la mia età, un bignami degli esercizi. Cioè, quando andavate a scuola, non so se vi ricordate, c'erano questi libretti che si chiamavano i bignami, che facevano i riassunti dei Promessi Sposi, di quelle robe lì. Non funzionava granché, io li ho usati un paio di volte ai compiti in classe, non ha funzionato. In questo caso, invece, è un po' diverso perché comunque sono esercizi. Quello che a me mancava con i bignami era l'esercizio, cioè io li leggevo e poi se ne andavano così come arrivavano. E allora, diciamo che questa fase di messa a punto dei workout è stata prima personale su di me e poi, dandola ai ragazzi, ho visto che alcune cose producevano risultati, altre un po' meno. Insomma, ci ho messo un po' a modificarli. Qualche annetto, diciamo che non era un fulmine, però comunque sono cose, sono processi lunghi, non è un processo immediato. Vorrei citarvi un attimo. Oh, è arrivato qualcuno di nuovo. Ketty. Ok. Ciao Ketty. Allora, queste sono le fonti da dove io ho praticamente all'epoca, come vedete, tutta roba vecchia, perché è da un po' che non esiste, non vengono pubblicate più cose nuove su questi argomenti, magari su alcune cose specifiche più di nicchia, non so, magari ci saranno sicuramente dei DVD sulla doppia cassa per il, come si chiama, il thrash metal piuttosto che i blast beat, ma comunque sono workout anche quelli. Le poche immagini che ho visto dei DVD dedicati a quella materia lì si parla sempre di workout, cioè noi batteristi siamo malati di workout, di esercizi. Cioè, qualsiasi DVD di quelli che vedete qua sono DVD che elencano una quantità impressionante di esercizi, ognuno si è trovato la sua cosa, il suo argomento. E ognuno di questi grandi autori ha sviluppato una marea di workout che io prendevo ovviamente a piene mani, li modificavo, me li scrivevo perché all'epoca comunque c'erano o i booklet dentro le videocassette, cioè dei piccoli librettini, ma scritti piccolissimi, nei DVD ancora peggio, forse nemmeno quelli, forse hanno messo nei DVD mettevano i PDF, almeno quelli, dai, qualcosa si riusciva a fare. Per cui attraverso tutta questa serie di grandi personaggi che effettivamente da un punto di vista tecnico, non so se li conoscete, ma ne hanno. Cioè, Dave Weckl tecnicamente è quello che
ci ha preso a schiaffi negli anni 90 in maniera brutale, proprio chi pensava di saper suonare, quando hanno visto questo ragazzo qua, hanno detto va bene, non so suonare, cioè tecnicamente pensavo di essere capace. Poi è arrivato lui con queste videocassette molto semplici all'epoca, dove faceva vedere i suoi workout, e già solo vedere i suoi workout era imbarazzante. Cioè, con la fluidità che lui aveva, la facilità con cui lui eseguiva le combinazioni mani-piedi, per dire, forse su Next Step stava, il secondo, o come faceva, come spiegava le cose di tecnica per i doppi colpi. E un altro così era Steve Smith. Steve Smith, in questo videocassetta qua, quello con i capelli, per intenderci, l'ultimo a destra, faceva vedere delle robe impressionanti che lui aveva preso quando studiava con Gary Cerfi, che è questo signore qua giù sotto nella seconda riga, che era il suo insegnante, è stato il suo insegnante, nonché l'insegnante di Colaiuta e di altri. E Gary Cerfi è uno che ha scritto dei libri che sono dei workout continui, sono secondo me i migliori libri che io abbia mai studiato, sono quei quattro volumi di Gary Cerfi, perché sono libri che ti costruiscono i fondamentali e poi ti dice adesso ti do due esempi e vai avanti tu. Ok? Per cui alcune cose per andare avanti le potevi prendere nei video di Steve Smith. Lui faceva vedere come aveva sviluppato le cose di Gary Cerfi, i workout di Gary Cerfi. Altri due DVD che vi consiglio caldamente sono quelli di Giorgio Meyer, questo per le mani, il primo a sinistra, seconda riga, e quest'altro per i piedi. È pieno di workout pazzeschi, anche perché lui è dotato di una tecnica veramente imbarazzante. Thomas Lang, l'ho citato prima, questa prima videocassetta, DVD, videocassetta, mi sembra che io la prima che vidi, no, forse era già in DVD, faceva già vedere delle cose con i piedi imbarazzanti, lui aveva multipedali, a prescindere che uno possa avere o non avere i multipedali. La questione è come questa gente qua si massacra di workout per raggiungere il livello, il tasso tecnico imbarazzante che loro hanno. E lo stesso, da ultimo, citerei Benny Greb, che ha fatto due o tre lavoretti carini. Questo qua, The Language of Drummer, dove, o Drumming, dove ho notato che ci sono alcune cose che avevo sviluppato anche io, ma non perché lui l'abbia rubate da me o io da lui, perché sono i fondamentali. Cioè, l'ABC è uguale per tutti. Poi il fatto che lui l'abbia catalogate in gruppi da 3, da 4, da 5, da 6 sono le stesse cose che faceva Gary Cerfi, ma sono le stesse cose che faceva Joe Morello, sono le stesse cose che faceva Gene Chapin. Cioè la matematica non è che l'ha inventata Gary Cerfi o Benny Greb, le permutazioni, quelle esistono da sempre, per cui è solo un modo di catalogare e costruire dei workout, appunto. Per cui se voi avete la possibilità di guardarvi tutta questa roba o ce l'avete già, vedrete quanta ispirazione potreste prendere da questi video, perché lo sappiamo, la batteria per impararla bene bisogna vedere chi sta facendo che cosa, come lo fa, perché sentirlo o vederlo scritto ormai l'avrete capito da soli, non serve quasi a nulla. Se tu vedi come tecnicamente uno esegue certe cose, dici ah cavolo, si faceva così? Annaggia, anni e anni ci ho perso dietro a sta cosa. E invece bastava guardare. Ecco perché i DVD, le videocassette hanno avuto un successo devastante, perché finalmente vedi. Allora, andando avanti, se si decide di andare avanti, e lo faccio andare avanti, vorrei parlarvi di che cosa ho notato negli anni ostacola di più gli studenti ad affrontare queste routine. La classica, proprio dei classici, è non ho tempo, non ho abbastanza tempo ed è quello con cui ho iniziato, giusto? Il motivo per cui mi sono costruito e ho preso a piene mani da questi signori i workout era proprio una questione di tempo. Per cui il non ho tempo è un classico e avete ragione, cioè tutti quando rispondono non ho tempo hanno ragione, perché il tempo, essendo la nostra risorsa più preziosa, non ha prezzo, per
Per cui va sempre gestito nel modo migliore possibile, non bisogna sprecare tempo perché il tempo se ne va. Per cui questa obiezione che viene fatta ogni volta che uno dice guarda, beccati sti 50 esercizi, falli, cavolo, 50 esercizi, non ho tempo. Adesso andiamo un attimo avanti, che poi sfateremo questi miti del non ho tempo, perché c'è un modo, c'è sempre un modo e io vorrei farvi vedere come. Un altro è non ho più l'età per raggiungere risultati in termini di efficienza fisica. Allora, è chiaro che una persona di 50 anni come me, messo a fianco a uno di 25, diciamo che da un punto di vista di velocità, potenza pura, potrei prendere della biada, come si dice. Ma non è importante essere il più veloce del mondo, non è questo lo scopo del workout. Il workout ha come scopo arrivare a tenere sempre efficiente i fondamentali della tua tecnica e il livello di efficienza lo decidi tu. Non lo decide il ragazzino di 25 anni, appena uscito da qualche chiesa gospel che ci massacra a suon di mitragliate. Sei tu che decidi in base a ciò che fai quando vai a suonare con la tua band, con i tuoi amici. Se a te non serve avere le gospel chops, ma chi se ne frega di mettersi a confronto con quei personaggi lì, no? Cioè, se a te interessa suonare un repertorio tipo suoni rock anni 70. Ecco, il gospel chops non ti serve, oppure avere la capacità di suonare sul piatto ride un fast swing a 3,20, ripeto, è qualcosa che non ti serve. Per cui, tornando al discorso del tempo, ecco già un modo per mettere a posto la questione tempo. È inutile perdere tempo su cose che non ci servono, scremiamo le cose che non ci servono e teniamo alto il livello. Alto, ripeto, sempre in base alle vostre esigenze, ognuno ha le sue, il livello dei propri fondamentali di tecnica, soprattutto negli arti deboli. Ok? C'è per caso qualche altra obiezione che vorreste aggiungere oltre queste due? Potete scriverlo in chat. Una terza? Non ho tempo, non ho l'età. Il fattore economico non credo che sia una questione da discutere perché ecco, sono dentro ma non ti vedo. Sì, ciao. Ah, Mario. Sì, io ti vedo, Mario. Ciao. Ok. Vogliamo andare avanti? Allora, andiamo avanti. Però se vai avanti, ecco qua. Allora, adesso io vorrei fornirti così, al volo, alcuni modi per mettere in pratica quello di cui ti ho parlato fino adesso. Allora, per cominciare a far da soli, ok, io vorrei che faceste anche parecchio da soli, cioè diventare insegnanti di voi stessi, chi mi segue già da un po' lo sa. Uno non può andare a lezione tutta la vita da un insegnante, deve imparare. Innanzitutto, se rimane attaccato a un insegnante, potrebbe essere anche perché l'insegnante non gli dà gli strumenti per diventare indipendente. Ma ok, può anche starci, non mi sembra eticamente corretto. Però tranquillo Daniele, che il webinar, poi la registrazione ve la mando. Se volete potrei anche mandarvi tutte le slide, tanto sono delle semplici slide, faccio uno zip e ve le mando via mail. Per cui il percorso da fare per autocostruirsi questo tipo di lavoro è, non so se ve l'ho mai spiegato, ma è molto importante capire da dove vuoi arrivare. Cioè, prima si parte dalla fine. Cioè, io devo sapere dove voglio arrivare per potermi costruire il mio sistema. Per cui il primo modo è definire l'obiettivo e quindi dove vuoi arrivare con la tua efficienza tecnica. Giusto?
Cioè, per esempio, se il tuo obiettivo è io devo avere facilità di performance da un punto di vista di tecnico, tale da suonare qualsiasi tipologia di repertorio di musica pop rock, per esempio. Bene, questo significa avere facilità e fluidità di esecuzione, per esempio, a diverse velocità, soprattutto di classici groove e fill binari da rock and roll, qualcosa di ternario che non è proprio una delle metriche più usate. Il tutto senza incappare in il classico errore dovuto a irrigidimento tecnico. Cioè, se io sono in affanno durante un brano come Rock and Roll delle Zeppelin, o peggio ancora, io ce n'avevo uno che era un incubo per me, si chiamava Speed King dei Deep Purple, che era sui 190, e tra l'altro era anche lungo, cioè 190 tenuto per 6 minuti, 8 minuti, era faticoso da suonare a volumi devastanti, perché poi non è che te lo suonavi piano piano sul palco, gentilmente. Intorno a me c'erano dei sordi chitarristi, purtroppo, che alzavano il volume a palla e mi uccidevano. Per cui io devo tenere pressione sonora a 190 bpm per 6-7 minuti. È faticoso. Se tecnicamente non sei a posto, al secondo minuto ti portano in ospedale. Non ce la fai, non è possibile. Allora cominci a inventarti, a togliere note, cioè lì diventa sopravvivenza. Cominci a togliere gli ottavi dal Charleston, diventano quarti, poi diventano mezzi. La cassa da due colpi ne fa uno, poi ne fa uno a battuta e non fai più fill. Cominci a girare le mani, a volte suoni da mancino, a volte di destro perché il braccio destro non lo senti più, si è addormentato. Cioè, cerchi le soluzioni, ma stai praticamente barando perché tecnicamente non ce la fai. E io lo dico perché lo facevo. Ve lo dico perché lo facevo. Quando ero in affanno su queste cose qua, questo era il mio sistema per non bloccarmi, perché altrimenti c'è il blocco, ti fermi, il pezzo va avanti, ma il batterista si ferma e non è una bella figura. Questo perché non ero allenato. Non ero allenato. Per cui per suonare certe cose ci vuole allenamento. Ok, e non dipende dall'età, ripeto, perché questa gente qua, uno come Jan Pace, che ormai ha boh, 70 anni, ancora le suona, per cui vuol dire che si tiene in forma, no? Ce la fa. Ma ormai i batteristi storici hanno quasi tutti superati i 60, si affacciano ai 70, cioè con l'aiuto compiuto pochi giorni fa, 63 anni. Gedda ha superato i 70, c'è Roy Haynes che ne ha 90 e va ancora in giro a suonare, non so come cacchio ci riesca. Però quelle generazioni lì ormai sono tutti dopo i 60, eppure ancora sono attivi e suonano, perché si tengono allenati. Tutto qua. La seconda cosa da fare, quindi una volta che tu hai stabilito e lo metti su carta, mi raccomando, sempre carta e penna, dici il mio obiettivo è arrivare a non soffrire quando suono queste cose qua, a queste velocità qui. Ok? La seconda cosa da fare è, ok, dove mi trovo adesso? Cioè, ci riesco adesso a farle queste cose? Sì, no. Che difficoltà ho? Per esempio, so che magari la mia maggiore difficoltà risiede nella poca coordinazione fra gli arti, oppure sono talmente scarso, per dire, da un punto di vista di coordinazione, quindi non di velocità delle mani o dei piedi pure, che non riesco nemmeno a suonare dei semplici groove da disco dance, tipo i classici punz, scats, punz, scats, cassa in quattro, Charlie in levare, che non è così scontato come sembra, l'apertura in levare, e continuare a tenere una cosa del genere, magari per chi ha suonato nelle cover band di disco dance. Può essere anche che la tieni per un'ora questa cosa, senza fermarti mai. E vi garantisco che sì, sarà una stupidaggine perché sono quattro note, però per un'ora di fila, sai, stai seduto, la posizione, il sangue, la circolazione, e porca miseria, il sudore che ti goccia, cioè, sono delle maratone, non è facile. Anche lì è allenamento, allenamento. Però per dire, se io ho difficoltà di coordinazione tecnica, finisce che a un certo punto mi irrigidisco e ciao,
E si incarta pure quel semplice punz, cazzo, e non va bene. Quindi, come vi ho detto, prendete carta e penna e scrivete dove voglio arrivare, dove mi trovo adesso. Fate una fotografia delle varie cose di tecnica fondamentale che sapete onestamente, in tutta onestà, che non avete a posto. Ok? Fatta questa fotografia, in base a dove voglio arrivare e a dove mi trovo, ci si costruisce il percorso, ok? E una cosa da fare, soprattutto, vediamo se... Ah no, l'ho messa dopo, ok. Quindi mi costruisco il percorso e il percorso ce lo si costruisce cercandosi degli esercizi, ok? Semplici esercizi, non lunghissimi, perché sennò torniamo al discorso iniziale dell'affaticamento da workout, e mi aiutino soprattutto a mettere a posto i miei problemi, cioè le cose che so fare, è inutile che le studio, le so fare. Quando uno studia qualcosa che sa fare, non sta studiando, sta praticando, sta giocando e secondo me sta anche un po' perdendo tempo, tornando al solito discorso di prima. Per cui una cosa da fare è trovare degli esercizi e siccome vi conosco un po', non siete di primo pelo, esercizi ne conoscete già una bella quantità. Si tratta solo di fare delle scelte. Questo esercizio sì, questo è simile a questo, no, questo contiene quest'altro, allora prendo questo e tolgo l'altro, capito? È un lavoretto che ci vuole un po', però si può fare. Una cosa molto importante, il punto numero 4, mettere una data a calendario, è qui, è qui. Ai ai ai. Cioè, mettere una data a calendario, allora non siate cattivi, nel senso siate ragionevoli. Se capite che il divario fra il punto di partenza e il punto di arrivo è un bel divario, la data a calendario non è fra un mese. Non raggiungerò il mio obiettivo fra un mese, mettete fra un anno. Ok? Un anno. Secondo me un anno è un periodo ragionevole. Sotto a un anno, secondo me, con tutto quello che uno nella vita ha da fare, le sue cose, rischia di auto, punirsi quel solo giorno che salta la sessione di pratica. Perché dici, cavolo, mi sono messo un obiettivo a talmente scadenza, talmente breve, che se salto un solo giorno, porco cane, l'obiettivo non lo raggiungerò. Non è così. Innanzitutto, se saltate un giorno di pratica, non muore nessuno, ormai ve ne sarete accorti da soli, anzi i muscoli si rilassano e il cervello anche, quando riprendete non avete perso 20 punti, se ne avete perso uno a fine sessione l'avete riguadagnato. Però il mettere una data a calendario serve solo per voi per dire, ok, una cosa che è un sogno, nel momento in cui ci metto una data diventa un obiettivo, altrimenti rimane un sogno, ah sì, ce la farò a mettere a posto la mia coordinazione mani-piedi, i miei linear. Per dire, per fare i film. Sì, e quello è un sogno. Se invece dici allora entro il 8 febbraio del 2020 io avrò messo a posto, mannaggia la miseria, la mia coordinazione fra le mani e i piedi a sedicesimi a 120 bpm. Lo metto a calendario e io ogni giorno lavorerò pezzettino pezzettino. Se io adesso riesco a fare le combi mani piedi a 40, vuol dire che da 40 a 120 ho 80 punti, ma ho un anno, me lo distribuiscono. Cioè, un po' di autoindulgenza ci vuole, senza esagerare. Tanto lo sapete che io non sono super autoindulgente, però non sono nemmeno un bastardo tipo Full Metal Jacket, cioè che mi autofustigo o fustigo gli allievi se non studiano o li faccio fare le flessioni. Non è quello il modo, ognuno sa quello che può fare, ci arriva da solo e si auto disciplina. Ok, ecco appunto, parlando di autodisciplina, il punto numero 5, che è questo, è la disciplina per cui stabilite, per esempio, una durata degli esercizi, cioè io voglio che il mio workout non superi una percentuale della mia sessione di studio, cioè se io ho 2 ore al giorno, N ore al giorno, facciamo così, se no uno sente in colpa, io non ce l'ho, sì, io ce n'ho 10. N ore al giorno, il workout non può prendermi l'80% della sessione.
il workout prenderà il 20% della sessione. Ok? Ho un'ora, 60 minuti, sarà un quarto d'ora, to 20 minuti al massimo. Per cui anche il workout, siccome di workout ce ne sono diversi, non ce n'è uno globale per tutto, ma ce ne sarà uno per le mani, uno per i piedi, uno per la coordinazione mani-piedi, uno per gli ostinato, di qualsiasi genere esso sia. Cioè i workout sono, ognuno si può inventare il suo workout per la materia che vuole. Se oggi studio, per cui tornando al discorso del parto dalla fine, se oggi dedico il mio studio a le combinazioni mani-piedi, visto che ne stavamo parlando, farò il workout dedicato alle combi mani-piedi, non faccio il workout dedicato ai rudimenti. Altrimenti mi va via tutta la sessione di studio per fare il workout e io non ho studiato le combi mani-piedi. Okay? Mi prendo il mio workoutino piccolino di 20 minuti dedicato alle combi mani-piedi. Se in 20 minuti non riesco a fare tutto quel workout, vorrà dire che prenderò solo la parte dedicata ai singoli e ai doppi. Ok, e quindi faccio workout singoli doppi e poi lavoro, studio, quindi faccio esercizi di lettura, di improvvisazione. Ricordatevi sempre le tre fasi, no? RLC. R, riscaldamento, è il workout. L, leggo, mi prendo un libro di lettura o me li scrivo io gli esercizi. Possiamo anche smettere di comprare i libri, ragazzi. Mi spiace per qualcuno che ancora li scrive. Ma i libri di esercizi per suonare la batteria, secondo me, non ce n'è uno interessante da boh, 20 anni? Non lo so, io penso che gli ultimi libri interessanti veramente li abbia scritti Gary Chaffee nel 79-80. Gli altri sono tutti, mescolano la stessa minestra, magari te la mettono in chiave rock, in chiave jazz, in chiave. Però sono convinto io che già negli anni 90 era stato scritto tutto il necessario e si era già andati oltre, non ce n'era più bisogno, però è un business. Io capisco che scrivere un libro è un ottimo biglietto da visita, cioè se io dovessi scrivere un libro, e potrei anche farlo perché basta che prendo tutto il materiale che voi vedete nei videocorsi, ne potrei scrivere 8-10 di libri. È un ottimo biglietto da visita. Dice, io sono autore, sai quando si presenta e dice buongiorno, io sono Ruggero Pazzaglia e sono autore bestseller del libro dei workout. Figa, e vado in giro a fare le clinic a vendere il libro, che potrebbe essere un'idea da prendere in considerazione perché funziona. E infatti ci sto pensando, ma anche senza libro, non mi importa del libro. Posso sempre dire alla fine della clinic. Ci sono i videocorsi, c'è il portale, vediamoci all'interno delle dirette. Il modo per andare in giro a fare le clinic, ce l'ho. È che adesso non è il mio motivo principale, non è la mia priorità. La mia priorità adesso è condividere tutta questa roba. Una volta che avrò finito, avrò messo giù un bel po' di roba, allora cominceremo con degli appuntamenti live dove ci incontriamo di persona, andiamo anche a mangiare a fine clinic la pizza tutti insieme. Adesso, invece fallo il libro, è un consiglio. Eh sì, Francesca, va bene, lo farò, dai. Non è facile scrivere un libro, eh. Ci vogliono mesi e mesi e bisognerebbe tapparsi in casa per un mese o due per scriverlo, perché non basta mettere in fila gli esercizi, bisognerà anche spiegarla un po'. Però è una cosa che mi intriga già da diverso tempo, ma ripeto, è nella lista delle cose da fare e purtroppo non è la prossima. Per cui, abbiamo detto quindi gestirsi il tempo di studio e in questo caso mi sono riferito alla sessione di studio, ok? Non al tempo di studio, quello riferito agli anni. Allora, adesso, veniamo alle dolenti note. Che cosa succederà se tu non ti dotassi di un sistema di workout. Cioè, che cosa succede se tu continuassi a non fare i workout durante le tue sessioni di studio? Cioè, prova a chiedertelo. Da qui a adesso non le sto facendo, ipotesi, non so se voi le state facendo giornalmente le sessioni di workout, metto per ipotesi che non le state facendo, no? Per cui la domanda che dovreste autoporvi è: che cosa mi succederà fra 6 mesi se continuerò a non farle?
sapendo dei benefici di cui vi ho parlato prima. Per esempio, può succedere che uno si fermi per un mese perché va in vacanza, perché ha problemi di lavoro, perché ci potrebbero essere tanti motivi per cui uno si ferma un mese, no? Che cosa potrei fare per tornare in forma? Mi rimetto a fare tutto da capo, quello che facevo prima di fermarmi? Cioè, già il solo pensiero a me viene l'orticaria. Anche perché quando uno sta fermo un mese, oddio, la forza di ripartire. Magari tu stavi facendo una routine settimanale di 2 o 3 ore al giorno, che per tenerla, Francesca, io mi sono fermata da un mese, ecco, brava, vedi? Partirai dai workout. Esatto, è proprio così che si fa. Per esempio, per Francesca, che ha avuto un'epicondilite al braccio sinistro o destro, a un braccio, non me lo ricordo più, sinistro, secondo me, correggimi se sbaglio, sinistro, ecco, e mi sono sempre dimenticato di consigliarle di girare la batteria e di studiare da mancina, oppure di fare semplicemente tutti i workout dei piedi che lei conosce, usando solo la mano destra. Ok? Intanto i piedi vanno avanti, no? Che tanto sono. Io lo so che il piede è sinistro, ma non solo per Francesca, per tutti è una dolente nota. Per cui anche se uno ha un problema a un braccio, ma c'è altri 3 arti da far lavorare, per cui hai voglia. Da fare ce n'è sempre. Per cui a meno che non sei veramente steso sul letto perché ti sei fratturato qualcosa, il batterista può fratturarsi solo la testa, perché se si frattura un mignolo è già spacciato, no? C'è già un mignolo, a meno che non suoni traditional e ti rompi il mignolo della mano della traditional, che non ti serve a niente. Però se ti fai male a una mano, a un braccio, a una gamba, a una caviglia, a un qualsiasi dei 4 arti, te non suoni, ok? Oppure, e nel frattempo allora cosa fai? Giri la batteria, oppure inventi un sistema che è molto semplice. È vero, ma io sono andata in depressione e ho smesso. Ti capisco, Francesca. E questo però perché tu sei molto cattiva con te stessa. Francesca è una che è una specie di. È lei il Full Metal Jacket. Cioè, avete presente il Full Metal Jacket? Se una cosa non viene come dice lei, minchia, tira tutto contro il muro e si autopunisce. Ecco, lei è così. Sì, è una studente di quelle che cioè non, sul dettaglio proprio impazzisce, ma io so che fra di voi ce ne sono altri così. Un po' di autoindulgenza, Francesca. Esci con Chetti, andate a giocare un po', a divertirvi, non lo so, però adesso con le dirette riprendiamo, non preoccuparti, ti tornerà la voglia. Quindi, stavo dicendo. Il sistema per rimettersi in pista da uno stop o dal fatto magari uno che ne so è in giro a suonare e non studia per lo stesso per un mese, perché magari in giro d'estate, non so quanti di voi hanno questo problema che è un bellissimo problema. Mario, cosa sta di per il C per RLC, giusto Mario, vero? Mario è nuovo, non conosce la regola RLC, riscalda, leggi, crea. Crea sarebbe prendi il materiale che hai studiato fino a 10 minuti prima, chiudi i libri, gli esercizi e improvvisa usando solo ed esclusivamente quel materiale. Tornando al discorso delle combi mani piedi, io sto studiando le combi mani piedi a sedicesimi, colpi singoli e doppi con la cassa, intendo. Quindi ho come si dice? Oddio, in inglese è chunks. Aspetta che mi arriva il termine in italiano. Bevo dell'acqua che mi fluidifica. Ho provato segmento, pattern. Ok, ho N pattern costituiti da X colpi di mani, poi uno di cassa oppure due di cassa. Per dire, un gruppettino da 7 note può essere formato da 6 colpi di mani e 1 di cassa, oppure 5 di mani e 2 di cassa. Ok? 3 di cassa no, perché poi in velocità non si riesce. Quindi io ho questo
questa serie di pattern che formano un catalogo di combi manipiedi che usano al massimo due colpi di cassa e mi fermo a otto note, per esempio. Ecco, io devo improvvisare per 10 minuti, proprio col timer, quello 10, meno 9, 59, 58, eccetera. Devo improvvisare come un cammello a testa bassa, usando solo ed esclusivamente sul set quei pochi pattern che stavo studiando. Cioè, in questo modo io mi autoforzo a mettere in fila. Il workout di basso che ti devi chiedere a un insegnantone di basso. Però poi dopo ne parliamo perché io conosco gente molto in gamba su queste cose qua, anche di basso, che magari abita anche non lontano da te adesso che mi è venuto in mente. Ne parliamo dopo. C'è in collegamento una bassista, ragazzi, per cui siamo, come si dice, trans-strumentali. Ma trans però non nel termine, ok? Non confondiamoci. Allora, stavo dicendo, ecco per esempio, vi faccio un esempio. Voi pensate che, allora perfetto, ma quindi la fase di lettura intendi non solo la partitura ritmica e solfeggio? No, per fase di lettura intendo leggere un esercizio specifico. Tratto magari da un libro su quell'argomento. Per esempio, per le combi manipiedi ci sono i libri di Colin Bailey che si chiamano Foot Control o qualcosa del genere. Ma sono libri vecchi, sempre parlando di roba vecchia. Dopo magari vi metto il link perché si trovano ancora in commercio su Amazon. Sono veramente libri degli anni 60-70, ma sono pieni di esercizi specifici. In questo caso per le combi manipiedi. Per cui io mi faccio il workout, mi leggo un po' di cose scritte da lui e poi tocca a me. Ok? Io preferisco al limite, se devo saltare per motivi di tempo, salto la parte di lettura, ma non salto la mia parte. Ok? Forte, vedi, ha tirato sulla manina, hai capito come funziona? Grande. Allora, vado avanti qua perché, cavolo, il tempo sta già per scadere. Allora, adesso siamo arrivati praticamente alla fine, quasi. Adesso vi dirò che cosa fare e che cosa non fare, giunti a questo punto. Partiamo da che cosa non fare. Ecco, una cosa da non fare è credere che siccome io suono tanto e spesso, a me i workout non servono. Per esempio, se voi seguite un po' il tennis, ma anche se non lo seguite, conoscerete un mostro di nome Federer. Roger Federer penso che sia ormai il re del tennis di tutti i tempi, no? Cioè ormai eletto al così non ci ha mai giocato nessuno, ha vinto più di tutti e vederlo giocare ancora oggi è sempre uno spettacolo impressionante, nonostante abbia 36 anni, cioè va visto perché come gioca quell'uomo lì è pazzesco, eppure quando si allena uno così. Secondo voi non si allena sui fondamentali? Quando iniziano la sessione di pratica con il loro sparring partner, si chiama, che sarebbe lo schiavo che gli palleggia contro, e il coach è in tribuna a vedere come questi palleggiano, si mettono in diagonale e cominciano. Via in diagonale 10 minuti, cambia diagonale 10 minuti, palla alta 10 minuti, palla bassa 10 minuti, e poi la volée, e poi il servizio, e bla bla bla. Quelli sono i fondamentali del tennis, no? Io che ho giocato a tennis per pochi anni, però ci ho provato, ma non avevo le capacità psicologiche per affrontare il tennis. Tennis è dura, ragazzi, sei da solo. Però lo vedo molto simile a suonare uno strumento musicale, perché quando studi, cioè il tennis ti costringe a lavorare parecchio sulla coordinazione, sulla respirazione. E la batteria è un po' la stessa cosa, cioè ha delle similarità, similitudini, scusatemi, perché soprattutto c'è un arto che lavora più di un altro nel tennis, come nella batteria, ci sono un sacco di cose simili, e in più la tenuta psicologica è fondamentale. Ecco, io dopo quattro game andavo fuori di cotenna e perdevo, ma malamente, perché non sopportavo, per esempio, il modo di giocare di alcuni miei compari d'età.
che mi tiravano le palle, quelle che sparivano fra le nuvole. Ci mettevano un quarto d'ora a tornare giù. E io non capivo, cioè, siamo qua per divertirci e tu mi tiri le palle che spariscono fra le nuvole. Non è divertente giocare così. Ma loro giocavano per vincere, io invece per divertimento. E allora perdevo. Va detto questo, cioè ogni grande atleta si allena sui fondamentali. Ogni grande musicista passa del tempo a praticare i fondamentali. Anche i pianisti, i chitarristi, cioè ce li hanno tutti i fondamentali. E se uno non lo fa, perché dice tanto io faccio 5 serate alla settimana, che me frega dei fondamentali. No, perché suonando 5 settimane, sera alla settimana, tu allenerai solo quello che usi durante quelle 5 sere lì. Se addirittura fai sempre le stesse canzoni, tu diventi una macchina per quelle stesse canzoni lì. Appena il giorno che dici, dai, aggiungiamone una nuova, sei nei guai. E non va bene, non va mai bene. Invece, ecco che cosa fare. Torniamo al discorso che abbiamo visto prima. Cominciamo dalla fine, cioè, se non sai quali esercizi prendere tra tutto il materiale che hai, prova a crearti il macro schema. Cioè, che cos'è il macro schema? Il macro schema è: prendi carta e penna e fai un elenco. Aspetta, che mi sono perso. Ok, qui siamo. Ok, 9. Prendi carta e penna e fatti un elenco di argomenti su cui vuoi lavorare. Per esempio, mani, scrivo mani, faccio la tabella. Mani, devo lavorare sulla fluidità dei colpi, sulla facilità di esecuzione degli accenti, voglio sviluppare la tecnica dei rulli a colpi doppi, voglio migliorare i rudimenti, eccetera, eccetera. Quindi fai un elenco di queste cose che vuoi sistemare, lo fai per i piedi, lo fai per la coordinazione mani-piedi, lo fai per gli ostinati, insomma, fai questa tabella per ogni macro elemento, macro argomento, e una volta che hai questa tabella, vai a cercare gli esercizi relativi a quel macro argomento, ok? E cominci a fare la cernita. Come abbiamo detto prima, questo sì, questo no, questo è troppo lungo, questo è troppo corto, questo non fa niente se non c'è tutto dentro. Cioè nei workout non deve esserci tutto dentro per forza, perché se no non è più un workout, ripeto, durerebbe 8 ore e uno non può fare un workout di 8 ore. Nei workout c'è l'indispensabile, quindi non vuol dire che c'è tutto, c'è l'indispensabile. A questo punto... Ok, l'ho detto, cominci a cercare gli esercizi e ti costruisci lo schema. Ok, dal macro schema prendi solo le mani e vai a prendere gli esercizi e ti costruisci il percorso relativo agli esercizi delle mani che ti permetteranno e li metterai ovviamente in ordine di fatica. Cioè, non partire dal più faticoso, per esempio, a mani fredde partire dagli accenti, secondo me è da pazzi. Cioè, traumatizzarsi le mani picchiando duro a mani fredde, soprattutto d'inverno, è una sciocchezza molto pericolosa. Non va fatta. Ok? Perché rischi di farti male. Invece, parti da, per esempio, lo stick control. Cioè, sono colpi normali, fluidi, senza picchiare forte, ovviamente è una dinamica mezzo forte per intendersi. E poi, una volta che è arrivato sangue alle mani e quindi sono caldo, passo agli accenti, poi passerò ai doppi colpi, poi passerò ai rudimenti, cioè vado per ordine di difficoltà, di fatica. Cioè più un esercizio è faticoso, più devo farlo avanti. Per dire, è come se io andassi in palestra e a freddo vado a tirare su 100 kg. Cioè mi gioco la schiena, non credo. Quando uno va in palestra, per chi ci è andato o chi ci va, prima si riscalda, fa stretching, piano piano comincia con degli esercizi blandi e poi arriverà a tirare sui pesi e magari ad aggiungere anche un pesettino in più, qualche chilettino in più, qualche grammo in più. Adesso non lo so, io in palestra non ci vado da una vita e purtroppo si vede. Ma mi rifarò anche su quello. Ok? Per cui il workout è un work in progress, non è che esiste il workout definitivo.
Per qualsiasi cosa. Esiste un work in progress, magari nel tempo li modificate, li semplificate, oppure trovate che un esercizio vi ha stufato, lo sostituite con un altro, non è un problema. Ok? Ecco, il webinar è concluso. È stato interessante, avete trovato qualcosa che vi possa aiutare? Siete in grado di poter fare da soli? Oppure, per esempio, volete che io vi dia una mano? Fate sì con la testa oppure scrivetelo sulla chat. Ok. Allora, facciamo così. 10 minuti me li concedete in più? Che vorrei presentarvi. Il mio sistema di workout, così se lo trovate interessante e qualcuno di voi lo conosce già, però ormai è ampliato, possiamo andare molto avanti rispetto a ciò che abbiamo fatto fino adesso. Allora, io ho preparato un sistema. La novità che voglio presentarvi oggi è che cosa possiamo fare insieme, visto che in ogni caso costruirsi tutta questa cosa da soli. Capisco, immagino per chi non ce li ha già, che è un bel lavorone. Potrebbero volerci mesi a reperire materiale, dove trovo gli esercizi, mi vado a comprare i libri, spendo dei soldi, aspetto che arrivano, e Amazon, e poi apro un libro, quali esercizi prendo, ce ne sono 200. No, non è facile, giusto? Per cui io vorrei farvi vedere questo sistema qui. Scusate la tosse, ho preso lo sciroppino, ma non è che funziona granché. Allora, questo sistema funziona così. Cioè, una degli ostacoli principali di cui abbiamo parlato prima è il tempo, ma oltre il tempo è la disciplina. Ok? Cioè, io potrei dire: ragazzi, io ho compilato un ebook in PDF e c'ho dentro 150 esercizi. X esercizi per le mani, X per i piedi, X per le combi mani-piedi, per la coordinazione, bla bla bla. Eccovi, il librettino costa X euro, figata, fatelo. Ho finito poco fa di spiegarvi che non credo più in questo sistema. Perché io lo so che uno compra il libro, 10 giorni gli sta dietro e poi ciao. Correggetemi se sbaglio. Io ero così. Cioè, se uno non ha quella super forza di volontà che ci avrà forse. Esatto, vedi, l'hai comprato il libro, l'hai fatto? Il lato debole? Lo so, io ne ho 50 di quei libri lì. Alcuni li ho fatti nel mio periodo d'oro, in cui avevo la forza di volontà di Schwarzenegger, che poi col tempo se n'è un po' andata, lo so. Ma perché, vabbè, ci sono tanti motivi, ma vi garantisco che nel mio cammino da studente, in mezzo ad altri studenti, perché io frequentavo delle scuole dove non erano lezioni private, ma erano lezioni collettive, i mostri di disciplina erano il 2%, il 3%, cioè su 100 allievi, 3 si ammazzavano in studio, gli altri studicchiavano, alcuni andavano in spiaggia, altri suonavano perché si divertivano, ma non studiavano. Invece sono convinto che è un po' come quando uno va in palestra e se ci avesse il personal trainer di fianco, che gli rompe le scatole in continuazione, dice: senti, io vado, anche se non me ne va, c'ho uno che però mi dice: tira su questo, e siediti su questa macchina, fai questo esercizio, così, e lo fai, perché io l'ho fatto. Mi sono preso una volta un personal trainer per un mese, ed è stato l'unico mese in cui sono andato in palestra. Scaduto l'abbonamento con personal trainer, non ci sono andato più, perché il solo pensiero di farlo da solo proprio non mi veniva. Di riprendere il personal trainer, visto il prezzo, ci ho pensato un po', quindi ho buttato via l'abbonamento annuale della palestra, perché la palestra si comprava solo a un anno, non c'era l'abbonamento mensile. Sono quelle palestre da 20 euro al mese, però devi comprare tutto l'anno. Per cui ho fatto un mese e ho buttato via 11 mesi. Un genio praticamente. Infatti mi sono autofustigato,
per mesi per aver buttato via tutti quei soldi. Invece sono convinto che se già lo facciamo insieme, come parecchi di voi già fanno durante le dirette, con me un appuntamento fisso settimanale, almeno quell'oretta a settimana uno la fa. E come mi aveva spiegato Daniele in una chat privata, Daniele Ferrari, scusami, lui mi ha confessato che per non far brutta figura in mezzo agli altri si allenava, almeno un giorno o 2 giorni prima, si allenava per non venire in diretta proprio messo scatorciato. Per cui vedi che l'input funzionava, perché magari non studiava tutti i giorni il workout, però almeno su 6 giorni alla settimana, 3 li faceva. E te pare niente, 3 invece che 0. Secondo me è già tanto, 3, certo, 7 su 7, ok, parliamo degli stacanovisti, quelli proprio cattivi, cattivi, però 3 su 6 o su 7, ragazzi, è già un risultato, soprattutto per roba ginnica come questa, che almeno intanto che la fai anche passivamente, le mani imparano, il cervello memorizza e dopo un anno te li ricordi, porca miseria. E allora eccoci qua. Che cosa ho pensato di fare? Io ho pensato di fare un allenamento settimanale di 1 ora alla settimana in diretta, come già facciamo adesso in streaming, dove tutti ci vediamo con la stessa piattaforma che stiamo usando adesso. Adesso voi fra di voi non vi vedete, giusto? O vi vedete voi fra di voi? Sì? No? Ok, comunque questa piattaforma permette di vedere tutti gli altri, cioè come se stessimo nella stessa aula, invece però ognuno sta a casa sua, quindi si può parlare, si può interagire, voi vedete me, io vedo voi, possiamo fare domande, rispondere, insomma è quasi una lezione reale, non lo è del tutto perché non, se vi dicessi che è così mentirei, non è vero, però è 90% una lezione reale. Il materiale che useremo durante queste settimane di allenamento sono contenuti nei corsi, nei videocorsi che si chiamano 2 Hours Workout Livello 1, Livello 2, il workout per i piedi e il workout mani piedi. Ok? Che cosa? Adesso, prima di arrivare al punto topico, vorrei dirvi che cosa serve per poter partecipare a queste dirette. Serve semplicemente, sto andando un po' veloce. Serve semplicemente un pad, un kick pad o simile, che sarebbe questa cosa strana qua che vedete di fianco al Charlie, o una batteria muta come questa della DV, o una batteria elettronica, quello che volete, un sistema di Charleston, che è un'asta di Charleston, e un sound off, che sarebbe questo gommone che si mette su Charlie, o per chi li ha, va benissimo anche i piatti bucati, Zildjian, Mail, Sabian, insomma i piatti insonorizzati, in modo da non fare un delirio di rumore, questo volevo dirvi. Ovviamente un paio di bacchette, il pedale per la cassa e un device connesso a internet, come in questo caso un computer, ma funziona anche su tablet o smartphone, questa applicazione che si chiama Zoom che state usando adesso. Per cui ce l'avete, ovunque vi trovate potete accedere alle dirette. Ovviamente già adesso ci sono in campo le altre dirette che facciamo il mercoledì, quella della lettura ritmica applicata alla batteria, quella delle 8, 8 e mezza, non me lo ricordo già più, vedi che passa una settimana e vado fuori. Stiamo finendo il giro dei workout, è l'ultima, e poi la tramuteremo in question and answer. E question and answer è importante perché durante quell'ora potrete chiedermi qualsiasi cosa, anche, non so, vogliamo parlare di Sanremo? No, ecco, su Sanremo no. Però vogliamo parlare di un batterista, di musica, se hai un problema sugli esercizi che stiamo facendo, su un disco, su un concerto, su una mia esperienza, su una vostra esperienza. Cioè, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo per un'ora. Cioè, non siete da soli, ok? C'è un videocorso fatto così, videocorso, uno compra il videocorso, guarda i video, se non riesce a capire quello che fa sono cavoli suoi, se non riesce a fare gli esercizi non c'è un supporto, è un po' come il libro, in più c'è il video, un po' come comprare il DVD, no?
il videocorso online e l'evoluzione del DVD. Il DVD, comprare il DVD, prova tu a contattare Giorgio Meyer e dirgli: senti Giorgio, a me la cazzo di tecnica del pedale non mi viene. Ti risponde? Ma ho dei dubbi. Invece il drum booster risponde: ok, forse perché non è Giorgio Meyer, no? Che sarà in giro per il mondo a fare chissà cosa. Però, ma non è quella, sono questioni di scelte. Cioè, lui ha scelto di fare quello nella vita, io ho scelto di fare quest'altro. Per me è importante che nel momento in cui metto in pista una cosa del genere, è importante che io ci sia. Cioè, che non vi dica, ecco il videocorso, ciao. Ok? Per cui il supporto lo potete trovare il mercoledì all'interno del gruppo, ci sono le altre dirette e tra l'altro, quelle dirette lì, le registrazioni le trovate, lo sapete già, all'interno della vostra area privata gratuita. Ok? Quindi quelle due dirette lì le avete già, le può avere chiunque. Basta che si iscriva al portale gratuitamente, lascia l'indirizzo email e nome e accede all'area privata. C'è un form apposito, compila nome e email e gli viene data la password per entrare. Non deve fare niente e non deve mettere carta di credito, non deve fare nulla. Poi, sotto ogni video, all'interno di quest'area riservata, c'è una zona commenti dove potete scrivere qualsiasi dubbio, incertezza, perplessità che vi viene in mente e rispondo io e può rispondere anche qualcun altro perché lo vedono tutti il commento. Chiunque vede quella lezione lì, vede sotto i commenti degli altri, per cui già ci si dà un po' di interazione fra di noi. Ma la massima interazione è all'interno del gruppo Facebook. Strumenti per il batterista intelligente, lì potete addirittura postare video, ovviamente non di vostre performance alla sagra della birra o il concerto di a San Siro. Vorrei che si rimanesse sempre nell'ambito di quello che trattiamo, degli argomenti del drum booster, perché per pubblicare quei video lì esistono tanti altri gruppi che sono molto più popolati. Prendete batteristi italiani, avrà 12.000 iscritti. Lì, se volete farvi vedere come suonate, quello è il gruppo giusto per farlo, non questo. Ok? Non è una questione di esibizionismo, cioè fare i video dove uno suona ha una certa utilità. Ne parlavo pochi giorni fa con un mio ex allievo che ogni tanto butta fuori dei video dove suona da paura. E lui mi diceva: secondo te ha senso? E io ho detto: dipende. Dipende che cosa stai cercando di fare con quei video. Se vuoi attirare l'attenzione di altri musicisti per essere chiamato per suonare con loro, sì, allora fallo. Se invece è solo una questione di avere il like da Furian o da me, non serve a molto perché né io né Furian ti possiamo dare il lavoro che tu cerchi. Ok? Il lavoro te lo darà un bassista. Pubblicano nei gruppi dei bassisti o dei chitarristi, che vedendo te che magari suoni in maniera spaventosa, gli serve un batterista per la band e chiamano te. Ma se io sono un batterista e non chiamo te per suonare la batteria, sono io, cioè sul palco uno ce n'è di batterista. Purtroppo in due non ci stiamo, tranne in rarissimi casi. Per cui questi sono i supporti che tu puoi avere se partecipi alle nostre dirette. E adesso veniamo alle dolenti note. Oddio, non scappate via. Ah no, ecco, era scappato via. Allora, diciamo che mettere in piedi tutta questa cosa qua lo sapete, no? Cioè, bisogna studiare tanto e va bene, bisogna andare a lezione, investire. E io ho investito, ragazzi, lo sapete, se no voi non mi seguireste. Se io non fossi andato a studiare in America, certe cose non le avrei mai capite, non so perché. Però le ho capite là, forse là ero più intelligente che quando ero qua. L'aria, sarà stata l'aria, non lo so. L'ambiente, secondo me, ecco una cosa su cui non scherzo, adesso torno serio un secondo, è l'ambiente. Cioè, quando tu ti trovi in una situazione come quella dove ero io al Musician Institute, è l'ambiente che fa la differenza, perché le materie erano le stesse che studiavo in Italia. Cioè, io mi trovavo a fare il Wilcoxon per la quarta volta, anche in America, e fra me e me dicevo: ma sono dovuto arrivare fin qua per rifare da capo il Wilcoxon? In realtà sì, perché è un testo, chiamiamolo sacro, però
Io ho seguito per 2 mesi il corso con Thomas Lang e lui diceva di chiedermi me qualunque cosa. L'ho fatto e mi ha risposto 2 volte su 4. Beh, dai, 50% ti ha risposto. Bravo. Ma Thomas, sai che c'è? Thomas Lang non è un touring drummer. Cioè non è Simon Phillips o Steve Gadd che sono solo ed esclusivamente in tour. Thomas Lang ha fatto anche un po' una scelta, quello del clinician. Insegna nel Drum Channel, giusto? Che è un portale americano tipo Drameo. Ci sono nomi grandissimi. Drum Channel è una roba folle. Però probabilmente lui ha scelto di quel tipo di carriera, forse un po' meno performer, un po' più insegnante. Thomas Lang Drum Universe. Ah, ne ha uno anche lui di portale? Forse, dopo lo andrò a guardare. È interessante. Comunque, invece vorrei farvi un attimino porre l'attenzione su una cosa. A noi batteristi ci piace tanto studiare la batteria, i musicisti togli lo strumento e impazziscono, giusto? Digli di non studiare per un mese e ti dicono tu sei pazzo, io non ci riesco, rischio di andare in crisi di astinenza e di morire. Allora, io per imparare a usare gli strumenti che stiamo usando adesso, come Zoom, come le piattaforme per pubblicare i video, come fare i video, ho dovuto appendere le bacchette al chiodo per n mesi, ok? Perché ho dovuto fare una scelta. Perché volevo a tutti i costi uscire dal limbo della scuola. Cioè, insegnare in una scuola fisicamente mi confina a un pubblico che è quello presente dentro l'aula in quel momento. E io, a me sta stretta sta cosa. Non è possibile che io rimanga confinato dentro un ambiente di 5, 10, 15 persone. Internet mi permette di parlare con voi che siete uno a Vicenza, uno a Parma, Emiliano Liscio in Sardegna, Daniele in Veneto, Mario è, Dio non me lo ricordo più, da dove ci chiami? Mario è di, secondo me, Genova. No. Ho inventato. Rocca Secca, Latina. Ah, giusto, Latina, bravo, Lazio. Ecco, vedi, non ci sono due regioni, due persone della stessa regione. Poi, vabbè, c'è Francesca e Chetti che stanno qua in Lombardia. Ok, e quindi in questo modo io posso arrivare dove? In tutta Italia, porca miseria. E posso condividere tutto questo ammasso di lavoro che io ho messo in piedi, ho studiato per tutto questo tempo. Per cui uno dice, ammazza, sai, andare a lezione da Ruggero per un'ora alla settimana, per 44 settimane, fa quella cifra lì. Ok, se tu vai a lezione da 1 a 50 euro l'ora, 50 per 44 fa 2.200 euro, senza contare che devi prendere la macchina, il treno o chissà quale mezzo, per cui la cifra sale. Ok, questa cosa fa paura, giusto? Ma no, 2000 euro no, col cavolo, non è corretto, non mi piace, non è una cifra abbordabile. Potrebbe essere 1000 euro? No, dai, lo sa, mi conoscete. No, nemmeno 1000 euro. Io ho deciso di fare questo lavoro con voi, per chi vuole, a 9,97 al mese, cioè manco 10 euro al mese. Ok, 10 euro al mese vuol dire che 4 ore di lezione fa 2 euro e mezzo all'ora. Ok? Per un anno andiamo avanti a fare questa cosa. E in più, fiato alle trombe, i 4 videocorsi ve li regalo. Ok? Quindi saranno, ogni videocorso, lo sapete, dura circa 12-13 unit. Ogni unit c'è almeno uno o due video, per cui sono 12 per 4, 48, 50 video. Regalo. Vi regalo tutto. Ok? Emiliano, che okay, mi manda i baci. Ok, quindi se voi adesso decidete di entrare in questa. Si chiama membership,
che contiene tutto quello che vi ho detto prima, anche le dirette che già facciamo, è tutto dentro. Ok? Quindi in realtà voi con soli 9,97 al mese fate un'ora di workout con me e tutti i videocorsi vi prendete. Più vi fate le dirette gratuite, quelle di lettura che già stavamo facendo, l'ora di question and answer e anche la garanzia. Ma guardate, cioè se uno dopo manco 30 giorni dice: senti Ruggero, mi sembrava una figata, invece mi sto fracassando le scatole, non mi interessa, io vi ridò indietro i 9,97. Ok? Per cui rischio zero. Più di così in realtà ci sarà il più di così, perché durante l'anno comunque altre iniziative io le farò. Ho intenzione di fare una cosa che si chiama Drum Webinar. Sarebbe una clinic. Cioè, Francesca non si fida. Sì, certo, poi sto pensando di fare, che ne so, due o tre clinic l'anno su argomenti come il mio argomento, diciamo, il mio cavallo di battaglia è la lettura a prima vista applicata alla batteria, che era una materia che io insegnavo al CPM, Andrea se lo ricorda. Per cui lì io la clinic l'ho fatta già in giro per l'Italia, l'ho fatta una in Sardegna da Andrea Tuveri, che Andrea si ricorda, l'ho fatta al Percussion Village, l'ho fatta addirittura dentro la scuola di Franco Rossi, la feci anni e anni fa. Per cui quella clinic lì potrebbe essere che invece che costare 20 euro per chi è iscritto a questo programma costa il 50%, la metà, 50%, cioè chi ha accesso a questo programma ha sempre dei privilegi rispetto a chi invece non si iscrive. Ok? Non solo è troppo poco, ho aggiunto questo tornare indietro e sono usciti i soldi. Sì, Francesca, è così. No, non è troppo poco. Cioè, sì, è poco, ma c'è un motivo. Il motivo è che io vorrei che queste due classi da 12 posti l'una, perché non possiamo entrare in diretta in 50, sennò diventa un pollaio allucinante, quindi 12 persone massimo l'una, totale due classi, che si faranno il lunedì dalle 18:30 alle 19:30 e dalle 20 alle 20, alle 21, sempre pausa mezz'ora e mezzo per la pipì. Vengano riempite, io voglio riempirle queste due classi. Ok? Per cui adesso noi non siamo in 24 collegati e non è nemmeno detto che tutti acquistino questo programmino, però questo webinar andrà in registrazione. Non inizieremo il lunedì dopodomani, ok? Quindi state calmi, non fate venire l'ansia. Aspetto almeno una settimana. Ok, potremmo iniziare invece che lunedì, allora 9, 10, 11, lunedì 17, 18, quando è? Inizieremo quella settimana lì, per cui c'è una settimana di tempo per riempire le classi. Ok? Per cui adesso, dove si acquista il corso? Io adesso vi metto qua in chat e poi ve lo mando anche via mail a ognuno di voi questo link. Ok? Aspettate che lo trovo. Vediamo un po' se posso farvi vedere direttamente la pagina. Tipo. Cosa vedete adesso? Vedete questo? Vediamo se vedete questa. Allora, questa è. Ah, ecco, volevo far vedere all'unico che non conosce l'area privata, tipo Mario. Questa è l'area privata, cioè quando ti iscrivi all'area privata trovi questo. Vedi? Entri qui, c'è questo menu, lettura ritmica, e qui ci sono già tutte le registrazioni delle puntate precedenti. Ok? Trovi tutto il webinar. Così, tac, lui parte, prima o poi. Destra. E scegliamo che figura fargli fare. Vedi? Il piede. Oppure trovi anche degli esercizi in più. Questi avevo messo quattro esercizettini da suonare sulla batteria al volo.
Per cui la quindicesima riga suona così. Il drum booster pubblicherà un nuovo video. È là per ricevere le notifiche ogni volta che The Drum Booster pubblicherà un nuovo video. Sì, Come dai. te, nella vita di tutti i giorni. Lì potremo discutere assieme di vari temi. Per cui sono solo tre semplici cose. Falle, così resteremo sempre. Ah, era questo sbagliato video, scusami. Ciao e benvenuto al primo video di questa serie dedicata all'applicazione alla batteria del. Oppure avevo fatto un piccolo reportage del tour dell'anno scorso, su e giù dal palco di Vecchioni, tipo il Era un giorno storto. soundcheck in albergo da solo, 29. un po' dei resoconti di ciò che era successo durante il tour. E qui troverete, ecco, la nuova area privata che è questa, ok? Workout mani e piedi, dove qui invece troverete le dirette. Sposterò tutte le registrazioni delle dirette che abbiamo fatto qui, queste, le sposterò qui dentro. Ok? Quindi già c'è già un bel giro di lezioni qui dentro da vedere. In più tutte quelle nuove le troverai qua. Ok? Questo è uno. Poi invece per il link, per andare subito a quella cosa lì, dov'è che l'ho messo? Ah sì, qua ho sbagliato. Oh, questo. No. Questo. No. E ce la faccio prima o poi, l'avevo preparato. Sotto. Qua sotto. Eccolo, era pronto lì. Ok, questa è la pagina. Ok, adesso vi metto il link, lo scrivo qui, ma vediamo un po', aspetta che deve essere per tutti, everyone. Eccolo qua. Sì, ciao Francesca, il link è qua. Ok, vi è arrivato? Sì, giusto? Allora, adesso partiamo con una breve sessione di domande e risposte, ok? Vi abilito l'audio e torno in video anch'io. Volevo farvi vedere un attimo la pagina. Questa è la pagina che trovate quando cliccate sul link, ok? Ecco, qui c'è il riassunto di che cosa hai. Un'ora alla settimana, accesso alle registrazioni dirette, i Drum Webinar, il bonus del 100% sull'acquisto di sconti, in pratica il regalo. Accesso completo agli altri training, tutto quello che ho detto prima. La garanzia soddisfatto e rimborsato entro 30 giorni, blocca il tuo posto con 9,97. Allora, la possibilità di acquistare mese a mese? No. Allora, funziona così. Praticamente, quando tu acquisti, qui, cliccando su questo tastone verde, guarda che succede. Arriva questo, tac. E tu pagherai solo 9,97. Cioè non devi acquistare 9,97 per 12, che è le 12 mensilità in un anno. Tu praticamente mettendo la tua carta di credito qua, o PayPal, non so cosa, credito, PayPal, sì, boh. Ok, vedi, puoi scegliere se pagare con uno o con l'altro. Cosa fa? Ti viene addebitato 9,97 ogni mese. Ok? Cioè tu in pratica devi avere sulla carta di credito 10 euro al mese disponibili, perché se lui non ce li trova ti blocca. Questo è il sistema, non li faccio, funzionano così. Se manchi un pagamento ti blocca, puoi sbloccarlo. Io vengo avvertito se c'è un ritardo, è successo, un ritardo nel pagamento, è successo, uno si rimette a posto e il sistema in automatico ti rimette in bolla da dove eri rimasto. Ok? Aspettate che vi rimetto l'audio a tutti. Eccoli qua. Ora siete tutti in audio. Torno in video anch'io. Sì. Stop share. Eccomi qua. Ah.
Buonasera. Ciao. Ovviamente. Ciao. Ciao, ciao Mario. Mario. Luigi, Emiliano, vabbè, loro sono senza Ciao telefono. Andrea. Vi conoscete fra di voi? No, No, Mario. io ho letto il nome e l'ho salutato, ma solo per quello. Benvenuto Mario. Gli altri si conoscono, sono degli Sì. amici. Ok, quindi domande? Domande? Sì, posso? Come no? Vai. Volevo chiedere se il giorno fosse solo il lunedì, il giorno in cui fare la lezione tutti insieme. Ne ho altri. È un Ah. problema per te, giorno? Sì, perché lunedì io sto al lavoro, non so se ricordi lì, ti ho detto che vado nel centro per disabili, Sì. musicoterapia, e spostandomi con il treno tornerei a casa per le 20. Quindi Fai proprio quella la volta, stessa. fai la Ah, classica. è la stessa. È la stessa. Ah, ok, perfetto. Sì. Cioè, il mio obiettivo è avere 24 persone, poi ognuno mi dice che posso dalle alle, metto, tu poi dopo le 20. Ok. No, pensavo fosse un'unica lezione divisa in due fasi. No, sono due volte la stessa classe per non avere 24 persone tutte insieme dentro, sennò veramente è un po' grande, immagino che sia. Già 12 secondo me è un limite. Vai Daniele. Una domandina, ciao a tutti. Una domandina veloce, poi devo scappare. E dicevi, Ruggero, che praticamente c'è accesso gratuito ai quattro workout, cioè per cui letture, l'uno e due soliti delle mani e quattro. No, i workout sono 2 hours workout, livello 1 e livello 2, ovviamente tu già hai. Sì. Sto preparando quello con le mani e i piedi e quello solo per i piedi. Ah, ho capito, infatti non mi tornava il conto. Cioè, in Perfetto. pratica li faremo così. Inizieremo dalle mani, ovviamente. Magari dopo 12 settimane, quindi concluso il primo ciclo delle mani, magari introduciamo quello. Ok? Poi facciamo magari le mani livello 2 e poi facciamo le combi mani piedi, e sono 12 mesi. Secondo che agosto non tutti siamo presenti, per cui dobbiamo anche a volte cercare di condensare. Ok, perché i piedi soprattutto sarà, l'avete visto sul corso piedi, è un massacro. Però siccome il corso dei piedi, chi ce l'ha, non sono convinto che è arrivato manco a tutte le lezioni che ho pubblicato, Andrea. Alla quinta io. Quante? 5, ok. Perché? Perché è tosto. Sì, la ternaria, sono all'inizio del tacco punta con il ternario, Mario. Sì. Bravo, bravo, bravo. Ma se lo Ma se facciamo lo facciamo insieme, insieme. ok, già magari facendolo insieme è meno rognoso. Ti sblocca, è una questione psicologica il ternario, perché Sì, no, infatti. lo suoniamo poco, qui ci sta tutti un po' qua. Senti un rimbombo, vero? Eh sì. O c'è qualcosa sui volumi che sento un rientro della voce? Basterebbe che ognuno di noi dovrebbe spegnere il suo. Ok, altre domande? Chiarissimo, Rudy. È stato chiarissimo come sempre. Senti che senti come sempre, come sempre. Effetto Larsen. Esatto, c'è cioè un eco proprio ribattuto tipo caverna. Dica. Ruggero, da quando è che si può acquistare questo? Da adesso. Da adesso. Ah, ok. Va bene, dunque, Allora, io ho paura. Aspetta, Daniel, siccome ho paura che quando tu esci, quel link non lo trovi più. l'ho già salvato, vai Bravo. tranquillo. Ok, comunque io vi mando una mail a tutti con quel link, così se Ah, avete perso ok. nella mail. Ok? Vi saluto, Ciao. grazie, ciao. Grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Bene, amici. Bene. Ecco, è Mario che mi dà il rientro. Cosa? Mi dà il rientro della mia voce.
che non sul mio? Ma forse perché ho collegato l'audio del computer sull'impianto qui. Esatto. È probabile che sia. Va bene, ci sono altre domande, ragazzi? Con questa cosa la faccio partire, ve l'ho detto, fra questa settimana chiudiamo il giro, abbiamo iniziato. Mercoledì facciamo l'ultimo, ricordate, la tredicesima del workout dei Roma. Poi tutto questo lavoro lo ricominciamo da capo la settimana successiva. Però ci alterniamo. E poi andremo in territorio manichino. Chi di voi non ha il kick pad o un sistema per esercitarsi in diretta con i piedi? Col pad ce l'abbiamo tutti. Io ho la Roland. Va benissimo. Va benissimo la Roland. Cioè, l'importante è che tu abbia un pad, un sistema per il Charlie. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. E il pedale, ossia il sound off che il Zildjian low volume. Perfetto, quindi puoi esercitarti in diretta, perché se mi esercito solo io siamo non serve a niente. No, certo. Dobbiamo avere tutti lo strumento sotto mano, altrimenti dove andiamo? Ok? Tu Andrea ce l'hai? Sì. Tutto a posto, Ruggero. Tutto a posto, e che te manca a te? Sei un po' al buio, devo dire. C'ho la luce spenta, aspetta che un effetto un po' dark, così c'ho paura che all'improvviso da dietro ti arriva uno che, ecco, vedi, Ruge? Sembrava un po' psycho, vero? Emiliano, che è presente, ma aspetta che lo smuto. Emiliano, ci sei? Perché c'è una foto di Emiliano che sta suonando come un pazzo, ma non sappiamo se è presente. A me va bene quella delle 18? Sì, sono, Ruggero. Eccolo. Ah, beh, avevi risposto in chat. Perfetto. Io ho scritto in chat, perché sono in macchina. Ah, cavolo. Sono in giro, quindi. Grande, ha seguito il webinar in macchina. Sono lusingato, guarda. È una figata pazzesca. Sì. La tecnologia. Quindi lui con i pedali della macchina andava avanti intanto. Allora, amici, io vi ringrazio. È durata più del previsto, come al solito non ho freni. Il link ve lo mando via mail, oppure se ve lo già copiate. Mi sembra che non ci sia molto da dire. Dai, adesso il prezzo è veramente... Non dico che mi vergogno, ma più ci penso, più mi vergogno. Bravo, onesto, Luci, continua a essere così. Dobbiamo fare. A me interessa fare, ok? Poi col tempo si vedrà quello che succederà. Invece che lavorare sulla quantità di prezzo, lavoriamo sulla quantità di persone. Ok? Prezzo basso, più persone. Poi ci saranno cose un po' più d'elite che costeranno un po' di più. Ma questa qui non può essere una cosa d'elite. Il workout non può essere... Come dire, io faccio la palestra per i ricconi. E falla la palestra per i ricconi. Ma io non faccio la palestra per i batteristi ricconi, perché sennò mi sa che mi trovo da solo a fare i workout, perché non pago, tra l'altro, essendo io il trainer, se no non potrei nemmeno partecipare. Noi non siamo una categoria di persone, no? Ormai l'abbiamo capito, sto mestiere non è un mestiere che porta tanti soldi, no? Mettiamola così. C'è chi ce la fa, c'è chi fa fatica, ma il batterista in generale ricco, io tranne forse parte quei mostri sacri. Sì, cioè potrà essere ricco con l'aiuto, potrà essere ricco con Weco. Steve 30.000 euro. Ma allora questi qua sì, ce li hanno secondo me, anche se non ostentano, non è che girano in Bentley questi o il Lamborghini. Non so che macchina ha per la vita, magari c'è veramente una macchina attiva. Potrebbe permettere. Però per esempio so che all'epoca l'esplosione di Wacol, all'epoca dei videocassetti, l'epoca d'oro con le tri-band, lui girava un po'. Però la Porsche è la macchina dei ricchi di serie B, non è una Lamborghini. C'è una Porsche con 50.000 la prende.
una Lamborghini, una Lamborghini. Te la fanno vedere con 50.000. Forse manco quello, a me non me l'hanno fatta vedere. Io volevo salirci dentro, non me l'hanno nemmeno aperto, sai? Fatto una figura. Volevo sì, perché mia figlia era innamorata di questo gallardo che c'era all'esposizione da un concessionario vicino a casa mia. Allora ho fatto finta, poi ti porta a vedere la gallardo. Questo non ce l'ha nemmeno aperto. Però ha già aperto una porta. Però potete sedervi dentro la porta, lo vedi? Oh, è quella lì, ricchi di serie B, non lo spesso. O era usata, era usata. Non era nemmeno nera. E voleva 2,40. Per cui un batterista Lamborghini non ci vedo. C'è Nico McBrain che ha una Jaguar concept fatta per lui dalla Jaguar. Però è un batterista di una band. Attenzione. Perché sono sicuro che anche Larry Mullen, il batterista di U2, per dire Nick Mason colleziona Ferrari. Capisci? Non sa fa niente, lo possiamo dire pubblicamente. Che non è uno che dice, Madonna, quando sono Nick Mason mi rovescio sulla sedia. Però firmare. È lì che lui colleziona Ferrari. Se avesse potuto guadagnare solo quello che incassava suonando, le Ferrari non le guadagnava. Quando lui ha firmato, tutti i pezzi, tac, la sua vita è cambiata. Quell'altro c'aveva le York, quell'altro è multimilionario. Però sono batteristi di bene. Non vuol dire, non è paragonabile al batterista come me, per esempio, che non fa parte di nessun band, che risponde a una chiamata. Un libero professionista, diciamo. Esatto. È una sorta di quasi dipendente, capisci? Non sei libero. Vieni chiamato, per cui c'è una casa che ha il limite. Niente di più. Per cui la Lamborghini... Bella è la Lamborghini. Dai, in garage, io sinceramente ad una bella Lamborghini preferisco una bella batteria come si deve. Devo dire che ne prendi diverse di batterie come si deve con la Lamborghini. Però per dire uno statico, cioè se tu vedi uno con la Lamborghini si guadagna da centinaia di migliaia, capito? Quindi è solo un segnale, segnale. Magari con l'aiuto per dire guadagna 4 milioni di dollari l'anno, ma l'anno rimerita, però, sì, sì, se li merita. Voglio dire, la Lamborghini era solo uno status symbol che ti fa capire dove sta. Ok, a meno che non l'ha rubata, però dai. Io vi saluto amici, è ora di andare a fare una passeggiata perché c'è il sole. Sì, dai, ci aggiorniamo nei prossimi giorni, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao. Ci si vede mercoledì.